facevo riferimento a dare l'appalto così. Le partnership non sono quei protocolli di intesa nei quali si fanno delle grandi dichiarazioni di intenti o che si sottoscrivono in vista di un bando per dire no, siamo in relazione con questo e con quell'altro. Le partnership sono quell'ambito reale di azione coprogettuale che si mette in campo nel momento in cui esiste però un progetto. Quindi non c'è partnership senza un progetto e la progettazione non può più essere frutto della mente illuminata di un progettista all'interno di una stanza, ma ha senso nel momento in cui diventa coprogettazione. Quindi diventa progettazione non solo, in questo caso, fra il terzo settore e l'ente pubblico, ma anche con la comunità, con i soggetti che sono poi coinvolti nel progetto che noi andiamo a pensare. Perché uno dei torti più grandi che si possono fare, che sono anche stati fatti e che sono assolutamente contrari alla promozione umana, è quello di progettare per e di progettare sulla testa delle persone, arrogando a qualcuno, e lo dico da cooperazione sociale che rivendica come il volontariato la vicinanza ai bisogni, la conoscenza dei bisogni, ma non per questo è sempre e comunque quella che ha la capacità di dare le risposte adeguate a quei bisogni senza far realmente partecipare le persone ai cui bisogni si vuole rispondere. Questo anche perché il percorso di coprogettazione e di partecipazione attiva delle comunità alla coprogettazione è già un pezzo di quel processo di promozione umana e di percorso verso la cittadinanza attiva che le persone più fragili, più deboli e spesso escluse dal esercizio, appunto, come si diceva prima, dei loro diritti portate a fare e ad essere. Quindi questa formazione noi abbiamo chiamata contemporanea e non futuro prossimo, ma intendendo proprio quello che dicevo prima, e cioè che nel contemporaneo era in questo momento e insieme ad altri, facendo una analisi ed avendo la consapevolezza della realtà nella quale stiamo vivendo, lavorare per la costruzione del nostro futuro. E vi ringrazio con quello che sta sul nostro sito, che è quindi niente da dimenticare, tutto da immaginare. Grazie. Grazie Eleonora. Non tento nemmeno di fare una sintesi, no? Però anche solo per così richiamare un po' il filo del nostro seminario, quindi noi abbiamo cominciato ieri parlando dell'agire tecnologico e del fatto che si deve comunque presidiare sia l'ambiente della comunicazione sia i nuovi mezzi, no? Che tu dicevi, generare senza paura e saper comunicare nel modo nuovo. Stamani parlavamo di ambiente, sostenibilità, economia. L'unica cosa curiosa è che stamattina la cooperazione non è venuta fuori, si è parlato di economia circolare, si è quasi parlato di economia civile con qualche entusiasmo, ma c'erano dei barricadieri spinti stamani, si è parlato di ritorno all'economia pubblica, se non economia diretta e autoproduzione, critica delle grandi imprese che fanno prodotti privati, e beni privati, non beni pubblici. Ecco, la cooperazione, tu lo dicevi ora, in questo si distingue, no? Comunque è impresa, ma è impresa sociale, e produce bene pubblico, no? In ultima
in ultima analisi, quindi forse si potrebbe dire che questa mattina ci chiedevamo, parafrasando Francesco, alla ricerca di un'economia che non uccide, la cooperazione la cerca nei territori, e c'è forse già anche qualche strumento, la famosa, la mitica coprogettazione, coprogrammazione ancora, se vediamo mai la luce tra un parere del Consiglio di Stato, no, non era negativo, e un ANAC che si scatena, però insomma potrebbe essere. Allora, ripeto, non era, voleva essere una sintesi, ma voleva essere un po' una rilettura di quello che abbiamo detto, visto, sentito in questi giorni, perché adesso passiamo all'altra sessione e diciamo, vediamola come lo svolgimento di un discorso, no? Quindi il pomeriggio che era dedicato al futuro delle generazioni e alle sfide del paese, abbiamo chiesto a un legislatore, abbiamo chiesto a un cooperatore, adesso apriamo una sessione che è fatta di proposte concrete, quindi di operatori, non perché tu non lo sia, ma perché diciamo, siamo scesi anche dal generale al particolare, adesso parliamo di una serie di proposte concrete locali.